nuova pagina di diario di Ondina Wavelet si apre su un argomento che è caro a molti. Molti di noi che a un certo punto nella vita si sono chiesti: ma è tutto qui? C'è qualcosa di più? E hanno osato sognare, magari anche sognare in grande. Prima o poi ci si arriva perché ci si accorge di non essere pienamente soddisfatti del lavoro che si fa, comunque della propria vita in generale. Abbiamo intuito quale sia il nostro servizio o il nostro valore aggiunto all'umanità. Vogliamo metterci alla prova in questo e vedere se la nostra intuizione ha dei riscontri concreti, pratici. Sogniamo in grande, perché comunque sia, anche dovessimo arrivare a metà strada rispetto a quello che era il traguardo iniziale, avremmo sicuramente fatto molto di più di quello che invece avremmo fatto se ci fossimo accontentati di un obiettivo un pochino più modesto. Quando predisponete il vostro piano, fatelo con la matita, non utilizzate una penna biro, perché vi accorgerete che durante il percorso magari potrebbe capitarvi di dover rimettere in discussione alcune idee, aggiustare la rotta, per parlare in metafore di viaggio. Sentitevi liberi di prendere la gomma, cancellare e riscrivere qualcosa o comunque modificare il piano iniziale. Accogliere con gioia tutte quelle tappe impreviste che dovessero presentarsi, che al momento ti fanno dire: no, andavo così bene, ormai ero pronto a ricevere la mia ricompensa, invece eccomi qui a dover fare 10 passi indietro. Questi 10 passi indietro io li chiamo la rincorsa del saltatore. Sono quelli che si rendono necessari in un certo momento per farci capire che forse dobbiamo approntare delle nuove risorse, rivedere il nostro piano, modificarlo in alcuni punti, capire se l'obiettivo verso il quale noi stiamo procedendo è davvero il nostro obiettivo o se va comunque apportata anche lì qualche modifica. Quindi ogni sosta, per quanto imprevista, per quanto definita in un primo tempo scocciatura, si rivela nella maggior parte dei casi, se noi siamo predisposti logicamente a interpretarla in questo modo, come un'ottima occasione di crescita, per rimetterci in discussione, per trovare persone che ci aiutino, ascoltare dei consigli buoni. Serve, ce ne accorgiamo quando riprendiamo il viaggio guardandoci alle spalle. È come se ci fosse un disegno che si sta compiendo, a nostra insaputa o anche mentre ne siamo consapevoli, ma ci è dato di vederlo per intero solo alla fine. Dobbiamo pazientare. Le tappe hanno la loro importanza e quindi dobbiamo rispettarle, anche e soprattutto se sono quelle impreviste, perché celano dei motivi, delle ragioni che al momento non comprendiamo, ma poi alla fine capiremo. Andare leggeri verso la meta, questo vuol dire davvero buttare i rami secchi, è una metafora che si usa spesso, è stata forse anche troppo usata, è comunque utilissimo rendersi conto che a un certo punto nella vita dobbiamo davvero concentrare tutta la nostra energia, dobbiamo avere un focus tipo raggio laser verso il nostro obiettivo. E le distrazioni vanno eliminate, anche se non eliminate così tutte in una volta, comunque a rate, a piccole dosi, qualcosa va fatto ogni giorno e alla fine ci sentiremo davvero leggeri. Mi riferisco alle amicizie che non ci aiutano, soprattutto alle amicizie che non parlano la nostra lingua. Possiamo voler bene alle persone, possiamo amarle anche senza frequentarle tutti i santi giorni? Certo, assolutamente sì, questo per dirvi che se la compagnia di una persona che vi vuole bene ma ha una visione limitata rispetto alla vostra si rivela a un certo punto del viaggio non utile a incoraggiarvi a mantenere il passo verso, insomma, il raggiungimento del vostro obiettivo, dite ciao a queste persone, ci vediamo più tardi, ci vediamo nel fine settimana e così via. Queste persone, se vi vogliono bene, capiranno. Anche gli oggetti possono rivelarsi inutili. Mi riferisco a quegli oggetti che ci distraggono, potrebbero essere libri che non leggiamo, potrebbero essere riviste su un tavolino in soggiorno che fanno la polvere, potrebbero essere collezioni, vecchie collezioni di francobolli che nessuno guarda. Perché vi dico questo? Perché non hanno più nessuna importanza nella nostra vita. Noi siamo cambiati, cambiamo il modo di pensare, cambiamo la nostra mentalità, passo dopo passo ci rinnoviamo ed ecco che il nostro mondo di prima forse
non è lo stesso che oggi, invece, potrebbe agevolare il nostro cammino. Persone, oggetti, abitudini. Mi riferisco soprattutto a quelle abitudini che è un po' di tempo che stiamo dicendo dovrei smettere di fare questo, non mi fa bene. Dovrei prendere l'abitudine di fare più movimento, non lo sto facendo abbastanza. Potare le abitudini non utili e acquisire quelle abitudini invece che potrebbero rivelarsi molto salutari, come ad esempio un po' di movimento in più, bere più acqua, dormire un po' di più, darsi degli orari per i pasti, cercare di mangiare meglio, cose più genuine in determinati orari, circondarsi di persone disinteressate, che non hanno paura di vederti brillare, che vogliono il tuo bene e che ti dicono: se tu ritieni che questa sia la cosa giusta per te e sei felice, allora io gioirò dei tuoi successi, rimarrò al tuo fianco, ti aiuterò, continuerò a tifare per te e così via. Ecco, queste sono le persone di cui devi circondarti se vuoi viaggiare spedito verso la realizzazione del tuo sogno. Scegli una categoria di persone da aiutare o scegli un'iniziativa presa magari da un'altra persona, perché non possiamo fare tutto nella vita. Magari abbiamo a cuore una categoria disagiata di persone, oppure i bambini, l'infanzia meno fortunata, ed ecco che non possiamo dedicare del tempo personalmente a questa causa. Ma qualcuno può farlo al posto nostro, allora individuare qualcuno che già lo sta facendo, persone che non hanno nessun tipo di bisogno di farsi pubblicità attraverso, ad esempio, questa iniziativa. Lo fanno proprio con il cuore perché è una cosa che forse hanno vissuto. Decidi chi vuoi aiutare e aiuta questa persona, questa iniziativa, questa onlus, affinché tu possa cooperare al raggiungimento di prosperità per altre persone, perché è dando che si riceve. Questa cosa ti fa bene, ti incoraggia e nei momenti down che arriveranno tu puoi distogliere la tua attenzione da te stesso e pensare a chi è meno fortunato di te, che magari è giusto la persona che stai aiutando a ritrovare il sorriso. Quando arrivano i momenti down e arriveranno, piangi. Piangi finché hai finito di piangere le tue lacrime, ma datti un tempo massimo per non cadere nell'autocommiserazione. Quando noi ci concentriamo sui nostri problemi personali, perdendo di vista invece la causa per la quale ci stiamo impegnando, cadiamo nell'autocommiserazione e non possiamo fare progressi. Durante il viaggio potresti scoprire di dover aggiustare la rotta. Fregatene del giudizio degli altri e cambia quel che devi cambiare, perché l'unico termometro che ti fa capire in modo inequivocabile che sei sulla strada giusta e stai andando nella giusta direzione è la pace che hai nel cuore e la gioia che provi nel trascorrere il tempo che vola facendo quello che sei nato per fare.